come giudicherebbe una donna che usa un vibratore? È una cosa normale, bella, tranquilla. Uh-huh. Ognuno fa quello vuole in casa. E se sua moglie, la sua compagna, le chiedesse di usare un vibratore insieme, lei che cosa penserebbe? Non se ne va al lavoro. Andare a scuola. A chi? Quale scuola? Alla tua prima. Sono Enrica e ho 39 anni. Come attività principale nella mia vita faccio la mamma di ho due bimbe, una di 9 anni e una di 2 anni e mezzo, che mi assorbono moltissimo tempo, energia soprattutto. Veloce amore, che è suonata già la prima campanella. Nel tempo che riesco a ritagliare dal seguire loro, faccio la consulente per la valigia rossa. Io mi sono messa in un guaio quando sono entrata nella valigia rossa, però consapevolmente, cioè so di aver complicato notevolmente la mia vita, ma è stata una scelta che nasce proprio dalle difficoltà che io stessa ho vissuto, perché io ho avuto delle gravidanze che non sono andate bene. Sono arrivata a collezionare 5 aborti e ho vissuto sulla mia pelle la mancata preparazione da parte del sistema ad aiutarmi. Cioè io non ho avuto l'educazione necessaria per affrontare realmente questi problemi. L'idea che loro comunque entrassero dentro di me in modo così forte non mi andava bene. Ho provato a parlare con i medici di questo problema, però nessuno mi ha mai... non solo ho dato delle risposte, ma anche non ho mai ascoltato. Erano diventate due pezzi, la testa e la mia vagina e il mio utero, perché era tutto là. Nella mia città ci sono alcuni posti che parlano di sesso, di sessualità. E al presente il luogo maggiormente deputato al divertimento in questo sessuale è sicuramente il mare. Con i suoi boschetti, con il suo romanticismo perenne e con la sua discrezione, perché lì nessuno vede, nessuno sa ed è un posto molto sereno. E invece qui siamo arrivati dove c'era l'ex bordello della nostra città. Questa finestra lo racconta molto bene. Il simbolo fallico è abbastanza esplicito. Sono arrivata a vivere alcune esperienze in un modo un po' particolare, cioè con inconsapevolezza assoluta. Ed è una cosa che non riguarda solo me, purtroppo, è una cosa che io riscontro in tutte le donne, non solo quelle che incontro per lavoro, ma quelle con cui parlo normalmente. Noi veniamo cresciute abbandonate dal punto di vista sessuale, nel senso, non dobbiamo sapere nulla. Ho incontrato una donna, me la ricordo in particolare, perché aveva avuto 3 figli, 3. 3 parti naturali, dico 3. Si parlava di coppetta mestruale, giusto per capire. E la domanda era, ma poi se faccio la pipì la devo togliere? Io dissi, guarda che sono buchi separati. Lei dice, separati? Io un buco solo. Le domande che ci vengono proposte più frequentemente nelle riunioni sono quelle riguardo alla fisiologia e all'anatomia, che infatti non tutte scoprono, cioè non tutte sanno come sono fatte benissimo, come funzionano, per cui scoprono durante la riunione che ci sono delle cose che non sapevano.
ho adottato mia figlia, la grande. Poi vari problemi, vicissitudini molto complicate, mi sono dovuta separare. Quando sono stata sola con mia figlia, ho capito che o andavo avanti da sola o non andavo avanti. Da lì tutta la mia vita si è rivoluzionata e lì ho iniziato a lavorare in Valigia Rossa e lì ho conosciuto il mio attuale marito, con il quale così dal nulla, quando non cercata assolutamente, noi non volevamo un figlio perché a parte che io ero convinta di non poterne avere, sono rimasta incinta e ho avuto una gravidanza perfetta. C'è stata una mia amica che mi ha detto: secondo me tu dovresti studiare qualcosa di più legato al tema della sessualità perché sei portata, sei rassicurante, mi disse lei. Dopo questo suo suggerimento ho iniziato a cercare su internet e mi sono imbattuta nella Valigia Rossa. Ho scritto una mail, poi mi sono dimenticata. Poi mi ha telefonato una signora, volevo fare due chiacchiere con te. Quando finì la telefonata mi disse: mi sei piaciuta molto, tu devi provare a organizzare una riunione con le tue amiche. Ero convinta che tutte le mie amiche sarebbero venute. Arriva il giorno della riunione e nessuna voleva venire. Voi pensate che ci sia libertà sessuale in questo momento? Purtroppo c'è troppa libertà. Esatto. Troppa libertà. Fanno quello che vogliono. Quindi le donne fanno quello che vogliono. Esatto, cioè, sì. Siamo al sud, è un mondo un po' diverso. Purtroppo le donne qui non hanno quell'autonomia neanche mentale di dire faccio una cosa senza dirla al mio uomo perché riguarda me e non lui. Come giudica una donna che usa un vibratore? Secondo me quelle sono non sono tanto, sono, penso che sono un po' di problemi mentali. Avevo donne che avevano il timore che io volessi rubar loro i mariti perché parlavo con i loro mariti o fidanzati di sesso, quindi oddio. Avevo uomini che erano convinti che siccome parlavo di sesso fossi una disponibile con tutti, e ho passato una fase molto complicata in cui mi telefonavano. Le telefonate sono sempre ansimanti, come se fosse, non lo so, o dovrebbe essere qualcosa di eccitante per loro, non ho idea, o qualcosa che mi dovrebbe spaventare, però non ha né l'uno né l'altro effetto. La proposta era sempre la stessa: ti faccio vedere io cos'è un vero pene, visto che tu devi utilizzare quelli di plastica. L'ultima telefonata è stata ancora più fastidiosa, era già nata mia figlia 2 anni fa. Mi hanno telefonato, ansimando ovviamente, chiedendomi di avere rapporti sessuali con me. Io guardavo la faccia di mio marito che era sconvolto, era imbestialito ovviamente. Mio marito me lo dice sempre: non dare per scontato che starti accanto sia semplice, io lo so, perché i suoi amici, i suoi colleghi, le persone che non ci conoscono comunque fanno domande stupide. Di una donna che propone al proprio compagno un vibratore nella loro relazione, che cosa penserebbe? Ma ha qualche problema. Sicuramente non è una persona schietta, semplice, reale. Gli uomini che sentono parlare una donna di sessualità comunque si sentono in imbarazzo. Hanno la difficoltà a mettere in mano una donna tutto il potere sessuale, perché ancora oggi viene vissuta la sessualità come un gioco di dominanza. Ci sono moltissime donne che fanno cose che non vogliono fare solo per far felici i loro compagni. A Lecce, per esempio, in Puglia, ci sono pregiudizi? Falsa ipocrisia, sicuramente. Soprattutto per i primi anni, le mie stesse clienti, quando mi incontravano per strada, non mi salutavano. E lo stesso è, per esempio, i social media. Io ho pochissime amicizie su Facebook, ad esempio, nella pagina aziendale, perché si vergognano a darmi l'amicizia. In più,
Ho molta più difficoltà delle mie colleghe a entrare nelle case con la valigia, perché hanno il timore che i vicini, vedendo arrivare me con la valigia rossa, poi possano parlare in modo negativo di loro. Allora, mi preparo la valigia. Come ti ho detto prima, ogni riunione è diversa, quindi la valigia ha una sua personalità differente. Se incontro solo donne ci sono alcuni prodotti, se incontro solo uomini ce ne sono altri. Inizio sempre da cose un po' più soft che mi servono anche per creare l'ambiente. Quindi io sul tavolo dove racconto metto sempre qualcosa di rosso. E lui un diamante che serve per la stimolazione esterna. Ci si può stimolare con la punta, con i lati, e mi permette di spiegare alle donne che siamo nate con una parte del nostro corpo deputata solo ed esclusivamente al piacere, cioè la clitoride. Non sai mai cosa ti aspetta dietro quella porta. Quando entri hai 30 secondi per capire chi è, cosa fa, quali possono essere gli argomenti, perché io non preparo le riunioni prima. Ci è piaciuto, ammazza, questo è proprio buono. Molti miei colleghi hanno degli standard, io mi faccio guidare dalle emozioni che trovo nella stanza. Quando incontro delle ragazze molto giovani mi concentro molto sulla prevenzione. Quello è fantastico, sì. No, è pesantissimo, infatti. È un peso, è un peso, c'è la stessa. Sono gusti. Moltissime ragazze che io sto incontrando ultimamente hanno problemi nei rapporti sessuali, di dolore, di approccio, a rilassarsi. La fascia più serena, diciamo, è quella che va dai 30 ai 45. Sono lì molto curiosi. Ma quell'altro si muove? Tutto, si muove Sono laureata a Siena in scienze della comunicazione. Mi sono laureata in storia del cinema. Ingegnere ambientale. Conservazione dei beni culturali. Ho studiato scienze della formazione. Io ho fatto scienze politiche e indirizzo consulente del lavoro. Io sono una psicoterapeuta. Questo grande desiderio di liberare la mente delle donne. Beh, le donne che incontro sono tutte bellissime. Ognuna a modo suo, ognuna con il proprio vissuto. Tutte le donne, sono un arcobaleno di donne, sono giovani, sono meno giovani, sono spaventate, sono smaliziate, sono delle donne molto curiose, sono come me. Sono mamma, per me è la cosa
prioritarie nella mia vita. Io vorrei che le mie figlie fossero libere di essere se stesse, fossero in grado di vivere una vita consapevole sessualmente, fossero consapevoli di chi sono, cosa sono. Forse Enrica può essere quel pezzetto di cui Enrica stessa avrebbe avuto bisogno. Cos'è la clitoride? La clitoride è il punto di massimo piacere di una donna e anche di un uomo. Il centro del mondo. Il centro del mondo.